Dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Capitolo 7: Sentimenti di un moribondo trascurato che poco ha pensato alla morte. Disponi riguardo alle cose della tua casa perché morirai. Libro di Isaia, capitolo 38, versetto 1. Figuratevi di trovarvi presente ad un infermo a cui non restano che poche ore di vita. Povero infermo, mirate come sta oppresso dai dolori, dagli svenimenti, soffocazioni di petto, mancanza di respiro, sudore freddo, con la testa svanita a tal segno che poco sente, poco capisce e poco può parlare. Tra le sue miserie, la maggiore è quella che egli già sta vicino a morire, ed invece di pensare all'anima e ad apparecchiare i conti per l'eternità, non pensa che ai medici, ai rimedi, per liberarsi dall'infermità e dai dolori che lo vanno uccidendo. Non sono capaci di pensare ad altro che a sé, dice San Lorenzo Giustiniani, parlando di tali moribondi. Almeno i parenti, gli amici l'avvertissero dello stato pericoloso in cui si trova. No, non va fra i suoi parenti ed amici chi abbia l'animo di dargli la nuova della morte e di avvisargli che prenda i sacramenti. Ognuno ricusa di dirglielo per non dargli disgusto. O mio Dio, da ora io vi ringrazio che in morte mi farete assistere dai miei cari fratelli della mia congregazione, i quali non avranno altro interesse allora che della mia eterna salute, e tutti mi aiuteranno a ben morire. Ma frattanto, benché non si dà l'avviso della morte, nulla di meno l'infermo, vedendo la famiglia in rivolta, i collegi dei medici che si replicano, i rimedi moltiplicati, spessi e violenti che si adoperano, il povero moribondo sta in confusione e spavento tra gli assalti dei timori, dei rimorsi e delle diffidenze, dicendo tra sé: «Oimè, chissà se già è arrivata la fine degli anni miei». Or quale sarà poi il sentimento dell'infermo quando già riceve la nuova della sua morte? Disponi riguardo alle cose della tua casa, perché morirai e non vivrai. Che pena avrai in sentirsi dire: Signor tale, la vostra infermità è mortale, bisogna che prendiate i sacramenti, vi uniate a Dio e vi andate licenziando dal mondo. Licenziando dal mondo? Come? Si ha da licenziare da tutto? Da quella casa, da quella villa, da quei parenti, amici, conversazioni, giochi, spassi? Sì, da tutto. Già è venuto il notaio e scrive questa licenziata. Lascio, lascio. E con sé che si porta? Non altro che un misero straccio che tra poco dovrà infradiciarsi insieme con lui dentro la fossa. Oh, che malinconia e turbamento apporterà al moribondo allora il veder le lacrime dei domestici e il silenzio degli amici che in sua presenza tacciono e non hanno animo di parlare. Ma le maggiori pene saranno per lui i rimorsi della coscienza, che in quella tempesta si faranno più sentire per la vita disordinata fatta sino ad allora, dopo tante chiamate e lumi divini, dopo tanti avvisi dei padri spirituali e dopo tante risoluzioni fatte, ma o non eseguite mai o appresso trascurate. Dirà egli allora: «Oh, povero me! Ho avuto tanti lumi da Dio, tanto tempo da aggiustare la mia coscienza e non l'ho fatto. Ed ecco che ora già sono arrivato alla morte. Che mi costava il fuggire quell'occasione, lo staccarmi da quell'amicizia, il confessarmi ogni settimana? E benché avesse avuto a costarmi assai, io dovevo far tutto per salvarmi l'anima, che importava tutto. O se avessi posto in esecuzione quella buona risoluzione da me fatta, se avessi seguito come allora cominciai, ora quanto me ne troverei contento. Ma non l'ho fatto ed ora non v'è più tempo di farlo. I sentimenti di tali moribondi che sono stati in vita trascurati di coscienza sono simili a quelli dei dannati che nell'inferno anche si dolgono dei loro peccati come causa della loro pena, ma senza frutto e senza rimedio. Signore, se in questo punto mi fosse portata la nuova della mia prossima morte, ecco i sentimenti di dolore che mi toccherebbero. Vi ringrazio che mi date questa luce e mi date tempo per ravvedermi. No, mio Dio, non voglio fuggire più da voi. Basta quanto mi siete venuto appresso.
Giustamente debbo ora temere che se ora a voi non mi rendo e resisto, voi mi abbandoniate. Voi mi avete dato il cuore per amarvi ed io l'ho così male impiegato. Ho amato le creature e non ho amato voi, mio creatore e redentore, che avete data la vita per me. Invece d'amarvi, quante volte vi ho offeso, vi ho disprezzato, vi ho voltate le spalle. Sapeva io già che con quel peccato io vi dava un gran disgusto, eppure l'ho fatto. Gesù mio, me ne pento, me ne dispiace con tutto il cuore. Io voglio mutar vita. Io rinunzio a tutti i gusti del mondo per amare e dar gusto a voi, Dio dell'anima mia. Voi mi avete dimostrato gran segno del vostro amore. Vorrei anche io, prima di morire, dimostrarvi qualche segno dell'amor mio. Da ora accetto tutte le infermità, le croci, i disprezzi e i disgusti che avrò dagli uomini. Datemi forza di soffrirli con pace, che io voglio sopportarli tutti per amor vostro. V'amo, bontà infinita, v'amo sopra ogni bene. Datemi voi più amore e datemi la santa perseveranza. Maria, speranza mia, pregate Gesù per me.